Buonasera a voi tutti che ci seguite su Liberi TV. Questa serata abbiamo un collegamento per quanto riguarda la nostra consueta finestra sulla Grecia con Francesco De Paolo e Apostolis Vletsos. Spero di averlo pronunciato bene, che ringraziamo di essere qui con noi. Apostolis Vletsos è un consigliere regionale di Alba Dorata. Quindi, insomma, voglio dire, è un collegamento importante e transnazionale, come diciamo Liberi TV ambisce di essere, e parliamo ovviamente di Grecia, parliamo di questa, diciamo, di questo momento di transizione, in quanto il governo Tsipras si è trovato con una essere in minoranza al di sotto della soglia dei 120 parlamentari, dopo, diciamo, la trattativa con l'Europa, tutta la questione dei debiti che abbiamo seguito, e quindi bisogna arrivare a fare nuove elezioni. Bisogna fare nuove elezioni, quindi comincia una campagna elettorale, c'è un governo di transizione. Lo possiamo leggere proprio su un articolo di Francesco De Paolo sul Fatto Quotidiano, un governo di transizione che vede per la prima volta che porterà appunto la Grecia alle elezioni. Per la prima volta un capo del governo, ci ha detto Francesco, donna, la prima volta appunto che accade in Grecia. Ebbene, con questo nostro ospite, che è appunto parla greco ovviamente, e grazie a Francesco appunto potremo farci capire anche noi. Cerchiamo un po' di capire la situazione della Grecia in questo momento e ovviamente in modo specifico quali sono le proposte di Alba Dorata, che se non sbaglio è il terzo partito in Grecia. Io penso che questa prima introduzione magari la voglia tradurre Francesco al nostro ospite, così che insomma lo introduciamo e gli facciamo capire che cosa abbiamo detto, insomma. Sì, innanzitutto buonasera dalla piana delle Termopili. Sì, abbiamo questo collegamento particolare, siamo venuti qui nella sede di Alba Dorata, insomma, per capire un po' quali sono i programmi elettorali del partito e cercare di spiegare anche in Italia che cosa pensa questo partito al di là dei temi classici che purtroppo hanno caratterizzato negli ultimi anni. Apostolio Gianni Sasrotai, ti skeftis apo tostoto kipernisi, sasefkaristio ti irtame afto to collegamento. Che τρίνα ξέρει πώς είναι η κατάσταση με το Πρωθυπουργός και πώς είναι το πρόγραμμα ακριβώς της Χρυσή Αυγής. Ευχαριστούμε και εμείς που μπορούμε να μιλήσουμε με τους Ιταλούς και να κοινοποιήσουμε και να δώσουμε ένα καινούριο χρώμα από την Ελλάδα προς την Ιταλία και προς την Ευρώπη. Vi ringrazia dell'invito e cercherà di dare un nuovo messaggio rispetto a quelli che ci sono stati in precedenza e del programma del suo partito. Το βασικό θέμα είναι το εξής. Η Χρυσή Αυγή είχε τελείως διαφορετική ιδεολογία από το ΣΥΡΙΖΑ, από το Τσίπρα. La base di tutto è che Alba Dorata ha un'ideologia completamente agli antipodi rispetto a quella presentata da Siriza. Παρόλα αυτά, όλοι οι Έλληνες ή ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων περίμεναν αρκετά πράγματα από την αριστερή κυβέρνηση. I cittadini greci aspettavano un certo tipo di programma dal governo greco di Tsipras che, diciamo, fino ad oggi non si sono verificati per una serie di ragioni. Αλλά δυστυχώς πάρα πολύ γρήγορα διαπιστώσαμε όλοι και οι πολιτικοί αντίπαλοι ότι ήταν μια αριστερή παρένθεση, μια αριστερή φούσκα για την Ελλάδα. Molti sono arrivati alla conclusione che si è trattato di una specie di polvere di sinistra, perché alla fine si è trattato di un governo che nelle intenzioni aveva un nobile programma, aggiungo che quello del programma di Salonicco, ma di questo programma non si è visto praticamente nulla per venute vicende. Η ζωή εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι υποβαθμισμένη τα τελευταία 5 χρόνια από τα μνημόνια. La vita qui in Grecia negli ultimi 5 anni è stata ridotta da un punto di vista qualitativo dai memorandum della Troica. Δυστυχώς η λαθρομετανάστευση επιδείνωσε αυτή την κατάσταση. Purtroppo l'invasione dei migranti ha peggiorato lo stato delle cose. Aggiungiamo un dato che sono arrivati a 20.000 gli arrivi nella sola isola di Kos nelle ultime 2 settimane. Τα capital controls που έγιναν μετά το δημοψήφισμα, πριν το δημοψήφισμα και μετά, και δεν έχει αποκατασταθεί το τραπεζικό σύστημα. Il capital control, che è il controllo sul sistema bancario, che è intervenuto prima del referendum del 4 luglio scorso e che ancora oggi diciamo, è una specie, rappresenta come una sorta di manette, insomma, allo Stato greco, ha peggiorato lo stato delle cose. Έχει φέρει μια αναταραχή σε όλη την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Ha peggiorato lo stato delle cose e non ha dato slancio né alle famiglie né all'economia, anzi, ha tirato un altro freno a mano. Που το πιο πιθανό είναι ότι και η καινούργια κυβέρνηση ή η καινούργια δομή της Βουλής δεν θα μπορέσει
άμεσα και γρήγορα να λύσει αυτά τα προβλήματα. Il problema è che qualsiasi nuovo governo e qualsiasi nuovo parlamento non avranno la forza di risolvere rapidamente questa situazione, perché se è vero come è vero che dalla Troica arrivano 86 miliardi di nuovi prestiti, dall'altro l'80% di questi denari verranno restituiti dalla Grecia ai creditori internazionali. Αυτό είναι ένα γενικό πλαίσιο το τι περίμενε ο κόσμος από τον Τσίπρα και δυστυχώς το τι δεν έκανε ο Τσίπρας. Questo è un piccolo panorama di quello che di ciò che i cittadini greci attendevano dal governo Tsipras e che il governo Tsipras poi non ha messo in pratica. Από εδώ και πέρα ο ελληνικός λαός πρέπει να επιλέξει σε τι κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί. Τώρα οι cittadini greci hanno davanti a loro un bivio. Che cosa vogliono fare da grandi? E cosa vogliono fare dopo questa esperienza sirisea? E quali sono i programmi fattibili? Perché poi al di là dei programmi dei partiti bisogna vedere quali sono i programmi realizzabili e quali non realizzabili, come abbiamo avuto modo, aggiungo, di vedere negli ultimi sei mesi. Πλέον ο Έλληνας γνωρίζει ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, σκληρά μέτρα. I greci sanno che ci vogliono σκληρά μέτρα, significa misure severe. I greci lo sanno e ne sono consapevoli perché fino ad oggi ce ne sono state, ma forse ce ne sarebbero dovuto essere di diverse in vari settori per consentire un quadro di unione d'insieme che purtroppo non si è ancora verificato. Όμως, ταυτόχρονα, δεν πρέπει να ξεπουληθούμε ως Έλληνες, να ξεπουλήσουμε τα πάντα και ιδίως προς τους Γερμανούς. Inoltre, non dovremmo svendere tutto ciò che abbiamo, in particolar modo ai tedeschi. Il riferimento che sta facendo in questo momento Glenzos è sicuramente agli aeroporti regionali, di cui 14 sono stati svenduti alla Fraport, che è la società tedesca di Francoforte, per 1,5 miliardi di euro, che stando alle analisi degli ultimi economisti con cui ho parlato, insomma, sarebbe veramente un tozzo di pane. Aggiungo una primizia, che la regione delle isole ioniche, quindi le isole ioniche come Corfù, come Cefalonia, ha annunciato ricorso contro questa vendita, che insomma purtroppo oggi pare essere una svendita. Και πιστεύουμε ότι όλο αυτό είναι ένα σχέδιο χρόνων των φιλελεύθερων, νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων και της Ελλάδας και της Ευρώπης. Questo non è niente altro, secondo Glenzos, che un piano dei governi neoliberisti per schiacciare i più deboli e infrangere, insomma, quello che era l'idea di un'Europa solidale, equa e sostenibile. Και προσέξτε τώρα ένα κομβικό σημείο. Attenzione a questo paragone, a questo passaggio che vi voglio sottolineare. Την δεκαετία του 90 και του 2000, όταν η ελληνική οικονομία ήταν δυνατή και υπήρχαν βιομηχανίες. Nei primi decenni degli anni 90 e degli anni 2000, quando l'economia greca era forte e rinvigorita da alcune misure strategiche attuate. Η ελληνική κυβέρνηση έλεγε στους Έλληνες πολίτες ότι εμείς είμαστε η πιο ισχυρή οικονομικά χώρα στα Βαλκάνια. I governi greci dicevano ai politici e ai cittadini che erano, diciamo, rappresentavano l'economia più sicura di tutta l'area balcanica. Και ό,τι προβλήματα έχουμε με την Βουλγαρία, τα Σκόπια, την Αλβανία. E che tutti i problemi che avremmo potuto avere con gli altri paesi del versante balcanico. Όλους αυτούς θα τους αλώσουμε μπαίνοντας στην οικονομία τους, πηγαίνοντας οι ελληνικές βιομηχανίες στα Βαλκάνια. Sarebbero stati risolti con un ingresso delle aziende greche all'interno dell'economia delle aziende balcaniche, così da creare un sistema aziendale unico con un vantaggio per tutti. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλες οι βιομηχανίες πήγανε στη Βουλγαρία, Αλβανία και στα Σκόπια. Il risultato è che tutte le fabbriche greche sono state delocalizzate proprio lì nei Balcani. Και μείνανε άνεργοι πολλοί χιλιάδες Έλληνες. E migliaia di operai greci sono rimasti disoccupati. Δεν υπήρξε ένα αντισταθμιστικό μέτρο. Non c'è stato nessun tipo di opposizione, di misura alternativa. Έτσι ώστε για να βρούνε δουλειά οι Έλληνες άνεργοι. Per far sì che i disoccupati greci trovassero lavoro. Ταυτόχρονα, με την αγροτική, κοινή αγροτική πολιτική της Ευρώπης, attraverso le politiche agricole europee portate avanti dai commissari europei, η ελληνική παραγωγή, η αγροτική παραγωγή, έχει κατευθυνθεί εκεί πέρα που ήθελε η γερμανική κυβέρνηση. Allora, tramite le politiche portate avanti dall'Europa da un punto di vista agricolo, l'intera produzione agricola greca è stata sottoposta al regime di controllo chiesto dalla Germania. Quindi non ha avuto nessun tipo di vantaggio, sono state solo sprecate delle risorse. Δεν ξέρω
αν αυτό γίνεται και στην Ιταλία. Non so se questo è accaduto anche in Italia, vi chiedo. Εδώ πέρα επιδοτούν τους αγρότες. Ma qui adesso hanno dato dei contributi agli agricoltori. Να μην καλλιεργούν τα χωράφια τους και να παίρνουν χρήματα από την Ευρώπη. Affinché non lavorassero i propri terreni proprio per prendere questi contributi dall'Europa. Una sorta di aiuto per non portare avanti l'economia agricola greca. E secondo Glentzos questo è un piano orchestrato dalla Germania. Ένα παράδειγμα. Un paradigma, vi cito come metafora. Στην περιοχή μας εδώ, in questa regione dove ci troviamo, siamo nella Grecia centrale, nella Ftiotide, καλλιεργούσαμε και καπνό. E producevamo tabacco. Και υπήρχαν ελληνικές βιομηχανίες που έπαιρναν τα καπνά και φτιάχναν τσιγάρα. E c'erano fabbriche greche che si rifornivano proprio da questo territorio per produrre il tabacco greco. Εδώ και 7 χρόνια, da 7 anni, δεν καλλιεργούν καπνό στην περιοχή μας. Non si produce più il tabacco in questa regione. Και παίρνουν, ανάλογα με τα στρέμματα που είχαν καπνό, παίρνουν χρήματα από την Ευρώπη και κάθονται. E gli agricoltori prendono contributi dall'Europa per non lavorare. Είναι θέματα και επίσης ο αγρότης αυτός, αν του κοπεί αυτή τη στιγμή η επιδότηση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναμπεί στην αγροτική παραγωγή. Quel contadino che fino ad oggi, negli ultimi 7 anni, ha vissuto di contributi, se gli dessimo un'altra opportunità, difficilmente riuscirebbe a rientrare nel mercato agricolo, perché da 7 anni fuori, quindi dovrebbe formarsi, dovrebbe riprendere i macchinari. Επίσης, επειδή οι λαοί της Μεσογείου, έτσι, οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, dal momento che i cittadini del Mediterraneo, come gli italiani, i greci, gli spagnoli, νομίζω ότι έχουμε μια άλλη ιδεολογία, μια άλλη φινέτσα. Hanno un altro τρόπο, si dice anche in Grecia, una finezza, un altro tipo di carattere, di attitudine, diciamo così, più bizantine. Και ιδίως οι Έλληνες δεν μπορούμε να είμαστε μόνο γκαρσόνια των βορείων λαών ή των Αμερικάνων. Non possiamo diventare solo i camerieri dei nord europei o degli americani. Αυτή η γη και αυτές οι χώρες, αυτά τα εδάφη, questa terra, questi stati, έχουν παράξει πολιτισμό. Hanno un altro tipo di politica, molto diversa, molto più, diciamo, rispetto a quelle centroeuropee. Hanno un qualcosa in più nei loro difetti, ecco, questo è il senso. Αλλά και αυτή τη στιγμή παράγουμε πολιτισμό. Però in questo momento ci manca proprio quel qualcosa in più per dare alla politica un senso diverso. Άλλο αν θέλουν κάποιοι να μας μπλέξουν και να μας βάλουν στα οικονομικά παιχνίδια που δεν μπορούμε εμείς ως ιδιοσυγκρασία να τα κατανοήσουμε, να τα καταλάβουμε. A meno che non ci sia un disegno europeo per eliminarci dal centro della produzione europea e confinarci ai margini del vecchio continente, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista, che ci siamo già praticamente, che da un punto di vista industriale. Αυτό είναι ένα γενικό πλαίσιο το πώς ζούμε τους τελευταίους 7 μήνες και τα τελευταία χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Questo è uno spaccato di quello che è accaduto qui in questa regione e più in generale in Grecia negli ultimi 7 mesi, ma più precisamente, insomma, dall'inizio del memorandum, quindi dal 2012 ad oggi. Αυτά που ζούμε αυτή τη στιγμή και τα πολιτικά che viviamo, και sia politicamente che economicamente, και τα οικονομικά, είναι πρωτόγνωρα. Ταυτόχρονα παίρνουμε παραδείγματα και από την Ιταλία το πώς ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες. Cerchiamo di capire sia qual è stato il sistema italiano negli ultimi 10 anni per cercare di ispirarci a loro, ai cambiamenti che ci sono stati anche nel nostro paese. Και να σας πω την αλήθεια, παίρνουμε και κάποιες ιδέες αλλά και δύναμη ότι αυτά που πέρασε με τις πολλαπλές εκλογικές μάχες, με την αριστερά να ανεβαίνει και τα διάφορα, πιστεύουμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα ότι θα βγει στο τέλος κάτι καλό από όλη αυτή την ιστορία. Vi dico in verità che da quello che è accaduto anche a voi in Italia con un ciclo elettorale, con governi che si sono succeduti, beh, cerchiamo di speriamo che da questa lezione noi possiamo imparare e non commettere gli stessi errori e trarre qualcosa di buono. Ένα άλλο θέμα το οποίο το συζήτησα σήμερα με τον διευθυντή ενός μιας τηλεόρασης εδώ πέρα στην περιοχή, με τον Σταρ Λαμίας. Vi dirò un'altra cosa che ha detto oggi intervenendo ad un programma televisivo qui che si chiama Σταρ Λαμία. Ovviamente interrompici quando ritieni, Gianni. Sì, volevo fare qualche domanda dopo. Ok, allora terminiamo questo intervento. Pesmo. Προσπαθούν
προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση να βάλει κάποια πλαίσια που κάποιος θα μπορεί να πάρει άδεια να κάνει μια τηλεόραση ή ένα ραδιόφωνο. Una cosa importante che lui ha sottolineato oggi in televisione è che il governo greco, qualsiasi sarà dopo le elezioni, dovrà mettere mano alla riforma del sistema radio-televisivo per concedere l'uso delle frequenze. Ricordiamo che fino ad oggi le frequenze sono state, non sono state vendute dallo Stato agli oligarchi, ma gli oligarchi le hanno utilizzate senza pagare il canone allo Stato. Quindi. Questa è una cosa importante, secondo Glentos, perché ci sarebbero anche dei ritorni importanti da un punto di vista economico per lo Stato. Si parla addirittura di una partita da 3-4 miliardi di euro. Ταυτόχρονα, η προηγούμενη 20ετία κορόιδευε κάθε κυβέρνηση τα κανάλια και τους καναλάρχες με τις άδειες. Σήμερα θα τους δώσουμε, αύριο θα τις δώσουμε. C'è stato diciamo, una presa in giro da parte dei precedenti governi nei confronti degli editori. Gli editori hanno promesso che avrebbero acquistato queste licenze, poi nessuno li ha acquistati e gli editori hanno utilizzato le licenze senza pagare nessun corrispettivo allo Stato. Έτσι ώστε πάντα να είχαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι σφιχτά δεμένα με την εξουσία, ότι κάνε μου κάτι για να σου δώσω άδεια, για να σε αφήσω να εκπέμπεις, να σου δώσω διαφήμιση. C'è stata una sorta di voto di scambio tra gli editori e la classe dirigente. La classe dirigente ha consentito che i tempi per ragionare su questa legge, su questa famosa legge delle frequenze, fossero dilatati, così gli editori hanno contraccambiato con presenze televisive, con pubblicità. Insomma, è un sistema che è stato corrotto da entrambi i versanti, secondo Glentos. Allora, posso fare qualche domanda? Certo. Allora, ho sentito un accenno anche di una velata in qualche modo critica per quanto riguarda le economie liberiste, quindi in qualche modo non è una destra liberista questa qua di cui Apostolis è esponente, almeno così mi pare di capire. Se Tsipras voleva un'altra Europa, ecco, Alba Dorata, che tipo di Europa vede, che tipo di presenza della Grecia nell'Europa, se contempla la presenza della Grecia nell'Europa? Che tesi mia e soprattutto se contempla anche la necessità di modifiche strutturali dell'economia, quali sono i pilastri, diciamo, le proposte di riforma strutturale nell'economia greca? Εμείς θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι ένα κομμάτι. Noi pensiamo che la Grecia è un pezzo d'Europa. Όμως τα προηγούμενα χρόνια, ma negli ultimi anni, διαπιστώσαμε μία διαμάχη με αυτόν τον ανθρώπο των πολιτικών που θέλουν την Ευρώπη και των άλλων που τους λέγανε ευρωσκεπτικιστές. Ci siamo accorti che però negli ultimi anni c'è stata una manovra una guerra tra chi voleva l'Europa e chi pensava di essere europeo, ma poi nei fatti ha fatto politiche un po' contrarie. Εμείς θέλουμε μια διαφορετική Ευρώπη. Noi vogliamo un'Europa diversa. Χτισμένη όχι μόνο κάτω από οικονομικούς παράγοντες και οικονομικές σκοπιμότητες. Non solo diretta a scopi economici, relativi a quelli delle politiche economiche, ma εμείς θέλουμε μία Ευρώπη που δεν θα υπάρχουν ανισότητες. Ma un'Europa che non deve aver bisogno di questi mezzi come ci sono stati nella crisi greca, insomma, che ha creato più squilibri di quelli che c'erano in precedenza. Εμείς θεωρούμε ότι τα προβλήματα που έχει η Ιταλία. Noi pensiamo che i problemi che ha l'Italia. Είναι και δικά μας προβλήματα. Sono problemi nostri. Όπως θέλουμε και τα προβλήματα της Ελλάδας να γίνουν ιταλικά, να γίνουν ευρωπαϊκά προβλήματα. Come vogliamo che i problemi greci diventino problemi italiani ed europei. Questo è il senso di appartenenza. Ταυτόχρονα θέλουμε και ό,τι στραβό υπήρχε στο πολιτικό σκηνικό. Tutto ciò che va male nella strategia politica. Να το αλλάξουμε. Lo dobbiamo cambiare insieme. Δυστυχώς, τις προηγούμενες δεκαετίες φαγώθηκαν στην Ελλάδα πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Purtroppo negli ultimi 10 anni sono stati rubati in Grecia molti milioni di euro. Κανένας δεν έχει λογοδοτήσει, δεν έχει πάει στο δικαστήριο. Nessuno è andato in carcere per questo, nessuno ha pagato. Και αντί αυτού υπήρχε υπουργός ο Πάγκαλος. E proprio per questo c'è un ex ministro che si chiama Pangalos. Που είπε ότι όλοι μαζί τα φάγαμε. Che ha scritto un libro che si intitola Όλοι μαζί τον φάγαμε.
cioè tutti insieme ce la siamo mangiata la Grecia. La Grecia è il soggetto sottinteso. Όμως αυτή δεν είναι η αλήθεια. Ma purtroppo questa non è la verità secondo Glenzos. Γι' αυτό και εμείς στη Χρυσή Αυγή. Perciò noi di Alba Dorata λέμε ότι diciamo, πρέπει να γίνει λογιστικός έλεγχος. Diciamo του che ci dovrebbe essere un elenco logistico dei, logico dei debitori e dei debiti, perché fino ad oggi questo elenco non c'è stato, cioè non si sa chi ha preso cosa, tranne qualche scandalo che viene diffuso dai media. Έτσι ακριβώς. Να δούμε τι χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα. Dobbiamo capire negli ultimi 10 anni quanti soldi esattamente sono arrivati in Grecia dall'Europa. Και ποιοι πήραν αυτά τα χρήματα. E chi ha preso questi denari. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη που δεν θα υπάρχει ο βορράς ο πλούσιος και ο νότος ο φτωχός. Vogliamo un'Europa dove non ci sia il settentrionale ricco e il meridionale povero, inteso europeo, quindi meridionale inteso mediterraneo, i paesi mediterranei. Δεν θα υπάρχουν τα σκάνδαλα και δεν θα υπάρχουν κράτη όπως παραδείγματος χάρη η Γερμανία με τα τεράστια σκάνδαλα της Siemens εδώ στην Ελλάδα και δεν ξέρω αν υπάρχουν και αλλού. Ci sono dei paesi come la Germania che anche se appaiono virtuosi nascondono degli scandali significativi come lo scandalo Siemens che ricordiamo qui in Grecia è costato dei denari in più per le Olimpiadi del 2004, lo scandalo della fornitura di armi, lo scandalo dell'hotel. Non so in Italia se di queste cose ne avete parlato, forse solo noi sul Fatto Quotidiano. Ma anche su Liberi TV. Su Liberi TV, certo. Che οι εταιρείες αυτές να έχουν μία ασυλία από το γερμανικό κράτος. Queste società sono state in qualche modo protette, hanno avuto un ventaglio di protezione da parte dello Stato tedesco. Εμείς θέλουμε μία Ευρώπη που θα ξέρει πού είναι τα σύνορά της. Noi vogliamo sapere, vogliamo cercare di vivere in un'Europa che deve sapere quali sono i propri confini. Η Ελλάδα σπαταλά πάρα πολλά χρήματα για τον εξοπλισμό και ιδίως για να φυλάξει τα σύνορά της απέναντι από την τουρκική απειλή. La Grecia dovrebbe assicurare le proprie frontiere al nord con la Turchia. Και προσέξτε, όταν λέω τουρκική απειλή, quando dico il versante turco, δεν είναι παράλογο και τραβηγμένο. Non dico di chiuderlo, non dico di mettere telecamere. Γιατί είχαμε την περίπτωση των ημείων, το 96 και έχουμε και άλλες περιπτώσεις που δεν αφήνει την ελληνική κυβέρνηση να κάνει γεωτρήσεις στη σημερινή εποχή για τα κοιτάσματα που υπάρχουν στο Αιγαίο. Perché ci sono delle situazioni particolari come nel Nord Aegeo dove per esempio le frontiere turche sono state molto permeabili e le vicende delle ultime settimane ci testimoniano che i rifugiati arrivano proprio dalle frontiere del Nord Aegeo turche. Εμείς αυτή την Ευρώπη θέλουμε. Noi vogliamo questo tipo d'Europa. Που θα ξέρει τα σύνορά της, θα ξέρει τα προβλήματά της. Και deve sapere quali sono le sue frontiere, deve sapere quali sono i suoi problemi. Και θα είναι θωρακισμένη. Deve essere messa in sicurezza, quello che oggi non succede. Και ταυτόχρονα στην Ευρώπη χωράνε όλοι. Όπως χωράει και ένα κομμάτι της Ρωσίας. Ci va tutto in Europa, ci potrebbe andare anche un pezzo di Russia, per esempio. Εμείς δεν έχουμε προβλήματα πολιτικά ιδεολογικά. Noi non abbiamo nessun problema da un punto di vista politico di natura ideologica, come ci hanno accusato in passato. Και πρέπει να βρούμε μια καινούργια γεωστρατηγική σκακέρα. Dobbiamo lavorare per creare una scacchiera geostrategica diversa, nuova. Που θα πρέπει να παίξει από εδώ και πέρα η Ευρώπη. In questa scacchiera dovrà giocare un ruolo significativo l'Europa, ma bisogna farla. Και ιδίως αυτή τη στιγμή, όταν η Ελλάδα πήγε να δει αγορές στη Ρωσία. In questo momento, quando la Grecia è andata per valutare le possibilità commerciali che c'erano in Grecia, in Russia, scusate. Πέσανε όλοι πάνω οι Ευρωπαίοι για να αποτρέψουν την ενέργεια αυτή. Gli europei hanno impedito questo tipo di collegamento, come se fosse un tabù. Μια τέτοια Ευρώπη θέλουμε. Noi vogliamo questa Europa che deve essere anche libera. Μια Ευρώπη που θα είναι ελεύθερη από τους τοκογλύφους
και από τα οικονομικά συμφέροντα. Deve essere libera da interessi diversificati delle multinazionali e interessi economici. Μπορεί να είναι θέμα ίσως επιστημονικής φαντασίας. Potrebbe essere questo che sto dicendo un tema che riguarda la mia fantasia personale. Αλλά δυστυχώς αυτή θα είναι η πραγματικότητα από το 2015 και μετά. Però purtroppo è quello che è successo dal 2015 e quello che succederà dal 2015 in poi, se vogliamo cambiarla. Ok, io se posso dire una cosa, intanto volevo dare anche la parola a te, a Francesco, per fare qualche domanda proprio su alcuni, diciamo, militanti e deputati, se non sbaglio, di Alba Dorata. Però volevo anche dire che Apostolis ci ha detto che tipo di Europa vuole, ma non ci ha detto che tipo di Grecia vuole. Apostolis massi peti europiteli, ma de massi peti ladateli. Facciamo rispondere lui prima o ti faccio questa considerazione sul partito? È uguale, gli puoi fare dopo la domanda, gliela fai uguale. Fandas, pronta che afta. Θέλουμε μια Ελλάδα που θα είναι ξεκάθαρη προς την Ευρώπη. Noi vogliamo una Grecia che sia chiaramente verso l'Europa, dentro l'Europa. Η Ελλάδα, όπως και όλα τα μεσογειακά κράτη, la Grecia, così come tutti i paesi mediterranei, από την αγροτική παραγωγή, visto che ha vocazione agricola, μπορεί και να θρέψει τους λαούς της, αλλά και να κάνει εξαγωγές. Potrebbe sia soddisfare le esigenze del proprio popolo, sia fare esportazione, quello che però non succede. Για να το συνδυάσω με το προηγούμενο, δεν μπορεί να αγοράζουμε συνέχεια Mercedes και BMW. Non è sostenibile un paese come il nostro, anche nell'ultimo anno, από che acquista in quantità industriale Mercedes e BMW, delle marche costose. Η Γερμανία να μην αγοράζει τίποτε από την Ελλάδα. E di contro la Germania non acquista proprio nulla dalla Grecia. Και τα προϊόντα των ευρωπαϊκών χωρών. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, έτσι. Non parlo solo della Grecia a questo punto. Μιλάω για την Ιταλία, για την Ισπανία. Parlo del versante mediterraneo, cioè questo tipo di ricatto che esiste con i paesi del nord. Δεν μπορούμε να εισάγουμε συνέχεια κινέζικα πράγματα από τη Χιλή. Non possiamo essere invasi sempre dai prodotti cinesi e non guardare anche ai nostri prodotti mediterranei. Εμείς θέλουμε να ανασυντάξουμε την Ελλάδα. Θέλουμε να ξαναστήσουμε τις βιομηχανίες. Noi vogliamo mettere in sicurezza la Grecia e creare sviluppo industriale. Θέλουμε να ξαναφτιάξουμε την αγροτική παραγωγή. Vogliamo rifare da zero la produzione agricola, quello che oggi non c'è. Αλλά πάνω στα μέτρα που θα έχει η ελληνική κυβέρνηση και όχι το κράτος των Βρυξελών. E sopra di questo un sistema di regole che sia messo in pratica dallo Stato greco, non imposto dalla Troika. Γιατί υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη. Ci sono delle differenze tra i paesi. Παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, η αγροτική παραγωγή είναι σε μικρά-μικρά κομμάτια, σε μικρούς αγρότες. La produzione industriale in Grecia è fatta da piccoli pezzamenti di terra, non ci sono sterminate campagne come nel resto, come in Germania per esempio. Quindi ci vuole una politica che sia tarata sulle esigenze della Grecia, che è di taglia piccola, tra virgolette. Όπως ταυτόχρονα και η κτηνοτροφία, αλλά και η βιομηχανία είναι σε μικρές μονάδες, όχι σαν αυτά τα τεράστια πράγματα που βλέπουμε στην Ευρώπη, στην κεντρική Ευρώπη. La Grecia è divisa per piccoli appezzamenti di terra, non per grandi distese come ho detto accade nel centro del nord Europa. Per questo avrebbe bisogno di politiche mirate più piccole. Άρα θέλουμε να στήσουμε μια Ελλάδα κάτω από τα ελληνικά δεδομένα. Θέλουμε ταυτόχρονα εδώ στην Ελλάδα να νιώθουμε και την ασφάλεια που νιώθει ένας κεντροευρωπαίος. Vogliamo mettere in sicurezza questo paese insieme all'Europa, però rendendoci conto che ogni paese ha esigenze diverse e il sistema è la sostenibilità delle regole europee che in questo momento in Grecia non possono essere messe in pratica. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι να διαχειριστούμε και τα πετρέλαια που τυχόν υπάρχουν στο Αιγαίο. Vogliamo essere liberi di prendere per esempio il petrolio che c'è nel mare Egeo, αλλά και ό,τι ορυκτός πλούτος υπάρχει στην Ελλάδα, να είναι κυρίαρχη η ελληνική κυβέρνηση το πώς και πότε θα τον βγάλει έξω, θα τον βγάλει στην παραγωγή.
e decidere insieme al governo greco le mosse degli oligarchi, perché fino ad oggi questi hanno fatto soltanto i loro interessi, non gli interessi comuni del paese. Και αυτό που είπα πριν ήταν ότι πρέπει να δούμε ότι αν η Ελλάδα, ο Έλληνας, χρωστάει στην Ευρώπη, se il cittadino greco è indebitato nei confronti dell'Europa, θα πρέπει να αποπληρώσει αυτά που χρωστάει. Deve pagare quello che gli è stato prestato. Αλλά αυτά ο ελληνικός λαός, και δεν μιλάω τώρα σε πολιτικό επίπεδο, ο ελληνικός λαός θα πρέπει να τα ζητήσει από αυτούς που τα διαχειρίστηκαν και τα φάγανε για να τα δώσουν. Ma questi denari il cittadino greco deve pretenderli dai politici greci che li hanno rubati in precedenza, perché non è giusto che alla fine il conto della crisi lo pagano i cittadini. Αυτό το διάστημα διαπιστώνουμε και πάρα πολλούς Έλληνες επιστήμονες, νέα παιδιά, να φεύγουν στο εξωτερικό. Il risultato di queste politiche è che oggi moltissimi giovani neolaureati e anche chi purtroppo non può andare all'università è costretto all'emigrazione, a una nuova emigrazione di massa, così come c'è stato all'inizio del Novecento. Εμείς τους λέμε ότι η μάχη για ένα καλύτερο αύριο δίνεται από εδώ, από την Ελλάδα. La guerra per creare un domani migliore bisogna farla qui, però bisogna farla in patria, secondo Glentzos. Και δεν γίνεται να βγάζει η κάθε χώρα επιστήμονες, σοφούς ανθρώπους, και αυτοί οι άνθρωποι να μην παράγουν στη χώρα τους και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες έτοιμοι και να δίνουν. Non è possibile che ciascuno Stato mediterraneo, come l'Italia o come la Grecia, formi degli scienziati preparatissimi, quindi spenda del denaro per formare questi scienziati, e poi questi scienziati siano costretti ad andare ad arricchire altri paesi che li ospitano, perché è quello che sta accadendo agli scienziati italiani e greci, presenti copiosamente negli Stati Uniti e in Australia. Θέλω αυτή τη στιγμή να επισημάνω για κάτι άλλο. In questo momento vorrei sottolineare però un'altra cosa. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται κατανοητό, αλλά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε τρομερά προβλήματα. Noi in questo momento in Grecia, non so se tutti lo dicono o lo scrivono, abbiamo dei problemi allucinanti. Η υγεία sia έχει per καταρρεύσει. Quanto riguarda la salute, che è completamente crollata. Νοσοκομεία υπολειτουργούν. Ci sono degli ospedali che non sono più operativi per i problemi legati all'economia e ai contributi pubblici. Γιατρούς, νοσοκόμους, νοσηλευτικό προσωπικό δεν παίρνουν τα νοσοκομεία πλέον. Ci sono dei medici ospedalieri che non prendono lo stipendio o lavorano in estreme condizioni di difficoltà. Mancano persino le garze negli ospedali. Και ο άρρωστος που πηγαίνει στο νοσοκομείο e il malato che va in ospedale πρέπει να πάρει διάφορα υλικά από βαμβάκι, από ακόμη και φάρμακα, από το φαρμακείο έξω από το νοσοκομείο. È costretto a rifornirsi dalla farmacia sotto l'ospedale prima di essere ricoverato in corsia, persino cuscini, farmaci, lenzuola. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Questo è un grosso problema. Ταυτόχρονα, τα σχολεία που θα ανοίξουν τώρα το Σεπτέμβρη. Tra qualche giorno qui apriranno le scuole, ci saranno dei grossi problemi legati alla strumentazione, alla dotazione da dare agli studenti, perché molte famiglie non possono più permetterselo. Έτσι, δεν θα έχουν δασκάλους ή καθηγητές, γιατί δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Non ci potranno essere, ci potrà essere una carenza di personale, alla voce insegnanti, anche personale non insegnante come i bidelli, perché non ci sono stati i concorsi pubblici, quindi ci potrà essere una carenza di personale nelle scuole. Αυτά είναι σημαντικά προβλήματα που πρέπει άμεσα να λυθούν. Questi sono dei problemi basilari che dovrebbero essere risolti in modo emergenziale. Γι' αυτό λέμε ότι το μνημόνιο πρέπει να δει όχι μόνο πώς θα πάρει τα χρήματα όσα πρέπει να πάρει από την Ελλάδα, αλλά και πώς θα δημιουργήσει άλλες καταστάσεις και άλλες συνθήκες ζωής για τον Έλληνα. Perciò il mnemonio, cioè il memorandum, non dovrebbe limitarsi soltanto a dire quanti denari arrivano in Grecia e quanti ne devono restituire i greci, ma dovrebbe rendersi conto, quindi la Troica, chi l'ha messo in pratica, come vive la Grecia sotto il memorandum, con queste disuguaglianze sociali importantissime.
Io a questo punto farei la domanda che volevo fare ad Apostoli, che riguarda il versante giudiziario. Con un cappello introduttivo, nel settembre del 2013 alcuni esponenti del partito di Alba Dorata sono stati arrestati con un'operazione pirotecnica, con le teste di cuoio greche, i famosi MAT, che li hanno arrestati con un codazzo di Jeep incredibili, con le TV di tutto il mondo che hanno ripreso questi arresti. Beh, dal settembre 2013, con l'accusa dell'omicidio del rapper di sinistra Pavlos Fissas, dal settembre 2013 non c'è stata una pronuncia ancora ufficiale di un rinvio a giudizio, cioè l'elemento che da un punto di vista della cronaca giudiziaria risalta è qui, che qui non c'è stato il rispetto dei tempi processuali, perché poi 3 mesi fa i 7 deputati che erano stati arrestati sono stati rimessi in libertà senza un'accusa precisa e senza soprattutto un calendario giudiziario, cioè non si sa se questi 7 deputati verranno rinviati a giudizio. Non si sa se questi 7 deputati verranno rinviati a giudizio per l'omicidio del rapper, ma nel frattempo sono stati arrestati altri 50 adepti del partito con accuse di vario genere, lesioni, contrabbando, l'accusa di aver picchiato degli immigranti, di aver distrutto dei banchetti degli immigrati nel porto di Paglio Faliero in Grecia. Quindi la domanda che io voglio fare ad Apostoli in questo momento è questa: ma in un momento in cui è certa la questione economica, perché si sa il memorandum, si sanno le elezioni, come procede il versante giudiziario in questo paese? Cioè, avete ancora fiducia nella giustizia? Avete avuto l'opportunità di far valere le vostre ragioni? Se mia catastasi politiscoli economica che politica, posghineta di Castiglia, si crisi avghite, sa chi vican messa to settembre di Opilia desdecatris, tora vican e alla, ta canon di Castiglio, ta econ cati Na, na milisate. na pò ένα δευτερόλεπτο και το συνδέω με αυτό που λες. Volevo aggiungere un secondo una cosa e poi arrivo alla tua risposta. Εμείς λέμε ότι ο κρατικός μηχανισμός Noi diciamo che il meccanismo dello Stato φοβήθηκε από τη Χρυσή Αυγή. ha paura di Alba Dorata. Γιατί φοβήθηκε? Perché ha paura di Alba Dorata? Γιατί η Χρυσή Αυγή μέσα στο κοινοβούλιο Perché Alba Dorata nella Camera έφερε μία διαφορετική ιδέα. ha portato un'idea diversa. Φέραμε βέβαια την ιδέα του εθνικισμού, την ιδεολογία του εθνικισμού, Abbiamo portato certamente l'ideologia nazionalista. η οποία όμως δεν είχε πρόβλημα να ψηφίσει μία αριστερή θέση αν ήταν καλό για το καλό του Έλληνα. Ma nonostante ciò, noi non abbiamo avuto nessun problema a firmare. A votare positivamente una misura messa in pratica dalla sinistra, se questa misura avesse garantito un vantaggio per la Grecia. Γιατί είχαμε συνηθίσει, δεν ξέρω πώς είναι στην Ιταλία, όταν έφερνε μια πρόταση η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά, οι αριστεροί την καταψήφισαν. Diciamo, l'ultimo governo greco ha fatto in modo che qualsiasi diciamo, proposta di legge era portata avanti dal Partito Conservatore veniva respinta dalla sinistra indipendentemente dal merito della proposta. Non so come funziona da voi in Italia, se in Italia è come Ena chi verni so governi come Galos, ora resterà che Dexia Masi. Gli sto dicendo che in Italia invece in questo momento abbiamo un governo di larghe intese, a trazione PD, ma diciamo, di larghe intese con esponenti del nuovo centrodestra che sono di centrodestra, quindi conservatori. Αυτό φοβήθηκε η κυβέρνηση του Σαμαρά Βενιζέλου. Il precedente governo di larghe intese, conservatori socialisti, ha avuto paura di questo, perché noi avremmo voluto vedere le proposte nel merito e non dire sì o no indipendentemente dal colore politico delle proposte politiche. Και βλέποντας ότι η Χρυσή Αυγή παίρνει ένα μεγάλο μέρος από τους ψηφοφόρους αυτών των κομμάτων, E questi partiti tradizionali, che secondo Glenzos hanno portato la Grecia a questo punto, si sono resi conto che alla fine Alba Dorata ha raggrandellato il 7%, incamerando il dissenso popolare. Έστησε, βρήκε και έστησε ένα γεγονός από μία δολοφονία. E ha trovato, diciamo, l'occasione di incastrarli dall'omicidio del rapper di sinistra Pavlos Fissas, accaduto nel settembre del 2013. Μία δολοφονία η οποία έγινε στο δρόμο και δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα, της έδωσαν ένα μανδύα πολιτικό. Secondo Glenzos, l'omicidio di Fissas è stato un omicidio che è accaduto per strada senza scopi politici e hanno utilizzato questo omicidio per incastrare il suo partito. Και οδήγησαν όλη την ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής, καταλύοντας τους νόμους και το Σύνταγμα. E hanno guidato l'intero partito dell'Alba Dorata, andando persino contro la Costituzione e contro le leggi. Τους οδήγησαν στη φυλακή. L'hanno guidato a essere incarcerati.
Από εκεί και πέρα αρχίζει ένας Γολγοθάς. Per noi è iniziato una specie di Golgota. Για την Χρυσή Αυγή, που μπόρεσε όμως πολιτικός και ανταπεξήλθε σε, σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. È iniziato un Golgota che ha avuto degli scopi politici perché mira a far fuori il partito da, durante le tre elezioni, quelle che ci sono state nel 2012, le scorse del dicembre 2014 e le prossime che si svolgeranno tra un mese. Ma hanno potuto continuare a fare i parlamentari anche incarcerati? Μέσα στα αυτά δύο χρόνια οι 7 βουλευτές γίνανε βουλευτές από ναι, φυλακή. Ναι, βεβαίως. Δεν τους στέρισαν τα πολιτικά δικαιώματα. Hanno και... continuato a fare i deputati, però con una differenza che diciamo, abbiamo, diciamo, io ho valutato negli ultimi anni, cioè l'ultima presidente della Camera, la comunista Zoe Costantopoulou, fedele di Tsipras, si è distinta rispetto al suo predecessore, il conservatore Meimarakis, perché quest'ultima ha interpellato i deputati di Alba Dorata dal carcere, quindi li ha tradotti in aula in occasione di tutte le votazioni, mentre il suo predecessore in molte occasioni non li ha fatti partecipare al voto in aula. Quindi la presidente della Camera comunista, diciamo, è stata l'ultima presidente, quella ancora in carica, è stata veramente super partes in questi due anni e mezzo. Che θέλω επίσης να προσέξετε, mi farebbe piacere che foste più attenti. Che εσείς το γνωρίζετε. E questa cosa voi la sapete? Ότι μέσα σε μια δύσκολη οικονομική μνημονιακή κατάσταση. Che quando c'è in un momento di una situazione completamente difficile come è stata quella del memorandum. Έπρεπε η κυβέρνηση να βρει κάτι για να παραπληροφορήσει και να δώσει μεγάλη έμφαση σε κάτι άλλο. Il governo ha cercato di dare molto enfasi a qualcos'altro, ovvero al caso di Alba Dorata, per distrarre l'opinione pubblica dal grosso grande problema, cioè che stavano firmando un memorandum contro gli interessi della Grecia. Questo ritiene Glendus. Και αυτό δυστυχώς το πέτυχε, αλλά το πέτυχε και με την βοήθεια του μηδιακού συστήματος. Questo è quello che ha fatto il precedente governo e purtroppo con l'aiuto del sistema mediatico, perché spesso i deputati dell'Alba Dorata non vengono interpellati in trasmissioni televisive, non vanno sui giornali, diciamo solo nell'ultimo anno hanno avuto un'esposizione mediatica più significativa rispetto ai precedenti due anni. Εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Non abbiamo nulla da nascondere, dice Glendus. Ότι υπάρχει, όταν υπάρχει ένα θέμα για τη δικαιοσύνη, κάτι παράνομο πρέπει να οδηγείται στη δικαιοσύνη. Se c'è qualcosa di strano che è successo da un punto di vista giudiziario, mi auguro che ci sarà un procedimento giudiziario che miri a dare delle certezze. Αλλά να μην εκμεταλλευόμαστε μία κατάσταση για να κρύψουμε και να συγκαλύψουμε μία άλλη. Ma non ci sta a far sì che diventi un capro espiatorio per nascondere altri imbrogli del precedente governo, visto che comunque i 7 deputati non hanno ancora la certezza di essere rinviati o meno a giudizio. Θα σας δείξω ένα περιοδικό. Vi faccio vedere un giornale che si chiama Hot Dog, che in Italia tutti conoscono perché è editato dal giornalista greco Kostas Vaxevanis, quello che ha scoperto gli altarini della lista Lagarde, che nel settembre del 2012 fu arrestato dalle teste di coio proprio perché aveva pubblicato la lista Lagarde. Και θα μπορούσα να πω ότι ήταν ένας εχθρός που πολέμησε πάρα πολύ σκληρά την Χρυσή Αυγή τότε. E vi dirò che questo giornalista ha combattuto tantissimo contro Alba Dorata, quindi non è un amico di Alba Dorata. Μετά όμως από δύο χρόνια, δηλαδή τώρα τον Αύγουστο. Ma dopo due anni da quei fatti, quindi questo è il numero di Hot Dog dell'agosto 2015, quindi uscito qualche giorno fa, είπε ότι ήταν κατευθυνόμενη η δικαιοσύνη για να καταδικάσει και να βάλει στη φυλακή τους χρυσαυγίτες βουλευτές. Su questo numero lui sostiene, Kostas Vaxevanis, che le motivazioni che hanno condotto Alba Dorata ad essere arrestata e ad avere questi due anni e mezzo di carcerazione preventiva sono motivazioni fasulle. Γιατί εδώ, ιδίως στην Ελλάδα, η δικαστική εξουσία είναι πολύ μπλεγμένη με την πολιτική εξουσία. Purtroppo in Grecia il sistema giudiziario è compromesso in maniera esponenziale con il sistema politico. Και εδώ πέρα μέσα στο περιοδικό αυτό, έτσι, μιλάει για μια συνομιλία του Πρωθυπουργού Σαμαρά. In questo numero si parla esplicitamente di una telefonata tra l'ex premier conservatore Antonis Samaras με τον δικαστικό τον Ντογιάκο, con Dogliakos, che era il giudice che si è occupato del caso di Alba Dorata, που δίνει εντολή ότι
τους χρυσαυγίτες βουλευτές να τους οδηγήσει στη φυλακή. In quella telefonata Samaras impone al giudice di mettere in galera i deputati dell'Alba Dorata. Το θέμα είναι το εξής. Il tema è semplicemente questo. Η Χρυσή Αυγή, ο εθνικισμός, είναι πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική ζωή, όχι στο κοινοβούλιο, στην πολιτική ζωή. Il nazionalismo di Alba Dorata, se solo da 3 anni è presente in Parlamento, ma da moltissimi altri anni è presente nella vita del paese. Έχουμε μάθει να ζούμε και εντός κοινοβουλίου και εκτός κοινοβουλίου. Abbiamo imparato a vivere sia all'interno dell'istituzione parlamentare che fuori. Εμείς μπορούμε να περιμένουμε και τον ελληνικό λαό, αλλά και την δικαιοσύνη να βγάλει το πόρισμά της. Loro possono attendere sia il responso del popolo greco, quindi alle urne, sia il responso giudiziario quando ci sarà. Αλλά δυστυχώς τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Ma purtroppo i problemi che ha la Grecia in questo momento. Είναι τέτοια που θέλουν αυτή τη στιγμή άμεση λύση. Sono quelli stessi che vogliono che i politici greci vengano messi in risalto, così da diciamo non occuparsi delle cose importanti e virare su capri espiatori. Και δυστυχώς τέτοια πολιτικά τεχνάσματα και αλητίες. Questa delinquenza politica, diciamo. Δεν πάνε μπροστά. Ούτε την Ελλάδα, αλλά ούτε και την Ευρώπη ολόκληρη. Non porta il nostro paese ad andare avanti, anzi porta dei danni anche a livello europeo. Να πω και κάτι για τη Χρυσή Αυγή, για το εθνικιστικό αυτό κίνημα. Adesso vorrà dire qualcosa sul suo partito, su quello che intende. Είναι ένα εθνικιστικό κίνημα. Noi siamo un movimento nazionalista. Το οποίο έχει ξεφύγει από αυτά τα κινήματα που υπήρχαν στην Ιταλία, στην Γαλλία, στην Γερμανία της δεκαετίας του 70 και του 80. Un movimento che si è allontanato dalle manifestazioni di ultradestra che c'erano anche in Italia negli anni 70. Si è modernizzato, vuol dire. Μπορούμε να πούμε ότι ναι, είμαστε ένα σκληρά ιδεολογικό κίνημα. Possiamo dire di essere un duro, di appartenere ad un duro movimento politico. Αλλά έχουμε αφήσει όλες τις ασθένειες που κουβαλούσε μαζί του ο εθνικισμός των προηγούμενων δεκαετιών. Ma abbiamo lasciato a casa i vecchi arnesi della politica di destra, diciamo del dopoguerra, quindi in soldoni i riferimenti simbolici, i riferimenti a un certo tipo di destra politica. Allora sì, su questo volevo inserire fare una domanda, a parte gli arnesi che insomma poi più o meno poi i contenuti sono importanti, insomma. Allora, in futuro ipotizza Apostolis Gletsos una possibile collaborazione anche con Tsipras e se ci sono dei punti di contatto con il programma anche di Tsipras, che poi non si sa più, prima una volta era molto connotabile di sinistra, oggi una parte diciamo dell'elettorato di sinistra pare che se lo perderà. E anche una considerazione vorrei che ci facesse sul piano di Varoufakis per tornare alla dracma, quindi dracma sì, dracma no, euro sì, euro no. Ναι, όχι, δεν μπορούμε να έχουμε κανένα κοινό, ούτε υπάρχει κάτι κοινό με τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, όχι, ναι, in futuro, mai. Δεν υπάρχει. Έχουμε τεράστιες διαχωριστικές γραμμές. Ci sono delle grandissime differenze ideologiche e programmatiche tra i due. Ένα θέμα είναι που το ζούμε τώρα είναι η λαθρομετανάστευση. Un tema importante e significativo è sull'immigrazione. Ένα άλλο θέμα είναι η ανεργία. Il secondo tema che presenta delle differenze è relativo alla disoccupazione. Γιατί η αριστερά έχει ένα σύνθημα, θα προσπαθήσεις να το μεταφράσεις, Έλληνες και ξένοι, εργάτες ενωμένοι. La sinistra in questo momento in Grecia dice che gli stranieri e i greci dovrebbero lavorare insieme in Grecia. Που για εμάς είναι κόκκινες γραμμές. Εμείς θέλουμε δουλειά πρώτα στον Έλληνα εργάτη. Mentre Alba Dorata sostiene che in questo momento dovrebbero essere avvantaggiati prima gli operai greci. Πρώτα στον Έλληνα άνεργο. E dopo quello che vive. Όλα τα υπόλοιπα από εκεί και πέρα φαίνονται. E gli altri dopo, diciamo, disoccupati greci. Ταυτόχρονα, εμείς συμφωνήσαμε όμως με τον Τσίπρα στο δημοψήφισμα.
hanno concordato con Tsipras sulla scelta del referendum, quindi con il no alle riforme previste dal memorandum. Parolo ti xerame oti αυτή η αριστερή ιδεολογία του Τσίπρα δεν θα προχωρούσε το όχι που ήθελε ο ελληνικός λαός. Nonostante che sapessimo che l'ideologia di Tsipras non avrebbe avuto delle continuazioni dopo il no al referendum, così come poi si è verificato. Έτσι δεν έχουμε κοινά στοιχεία που να μπορούμε τον Τσίπρα και την Χρυσή Αυγή κάτω από μια άλλη φόρμουλα να τους δούμε να πορεύονται ή να συμπορεύονται. Non ci sono le premesse per creare una unione tra Alba Dorata e Tsipras anche in un futuro governo di larghe intese per creare delle politiche per la Grecia in questo momento. Και εμείς δεν είμαστε όπως είναι η συγκυβέρνηση που ήταν ο Καμένος, η ΑΝΕΛ. Loro si differenziano dalla destra che è stata alleata di Tsipras all'ultimo governo, cioè gli indipendenti greci dell'ANEL. Si differenziano in modo evidente. Που ήταν μια δουλειά λησβερίσι, δώσε μου ένα υπουργείο, σου κάνω αυτό. Δώσε μου μια θέση να κάνω κάτι άλλο. Questi alleati di destra di Tsipras si sono, diciamo, rivelati perché hanno fatto l'appoggio al governo in cambio di due ministeri importanti. Infatti il Ministero della Difesa è andato proprio al leader di questa formazione che si chiama Panos Kamenos. Loro dicono di essere diversi, di non volere questa specie di voto di scambio. Δυστυχώς, η κυβέρνηση του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, il governo di Tsipras, purtroppo, ήταν άλλη μια κυβέρνηση για να συγκαλύψει διάφορα σκάνδαλα και να μπορέσει να αθωώσει ανθρώπους από ατασταλίες και από φάγωμα χρημάτων. È stato purtroppo un altro governo che non ha messo in rilievo gli scandali del passato che hanno prodotto il buco attualmente in essere in Grecia. Όσον αφορά τον Βαρουφάκη. Andiamo adesso alla sua domanda relativa a Varoufakis. Ο Βαρουφάκης δεν ήταν τίποτε άλλο και τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από έναν τεχνοκράτη σπουδαγμένο σε αμερικάνικα. Secondo Glendos Varoufakis non è stato né più né meno che un economista tecnocrate che ha studiato in America e che è stato da loro mandato qui. Και να πούμε κάτι πριν συνεχίσω το σκεπτικό μου για τον Βαρουφάκη. Volevo aggiungere una cosa però relativa alla domanda di prima di tornare al tema Varoufakis. Πώς βλέπετε έναν υπουργό που θέλει να βγάλει την Ελλάδα από το μνημόνιο? Che ne pensate voi di un ministro dell'economia che vuole far uscire la Grecia dal cappio del memorandum? Να έχει μετοχές σε εταιρείες αμερικάνικες και ευρωπαϊκές. Che è al soldo di multinazionali europee e americane. Στην BlackRock και σε άλλες εταιρείες come οι οποίες θέλουν τη χρεοκοπία της Ελλάδος. Come queste multinazionali che vorrebbero appunto un indebitamento ulteriore della Grecia. Άρα βλέπουμε δύο οικονομικά συμφέροντα. Ci sono due interessi economici. Να χτυπιούνται στο μυαλό ενός ανθρώπου. Che diciamo sono la contraddizione in un solo cervello di un uomo, in questo caso di Varoufakis. Και όχι μόνο ενός ανθρώπου, ολόκληρης της κυβέρνησης. E non solo nell'uomo Varoufakis, ma le contraddizioni sono albergate nell'intero governo ΣΥΡΙΖΑ. Όταν εμείς, οι εθνικιστές, βλέπουμε τους οικονομικούς παράγοντες, τα οικονομικά κοράκια της Ευρώπης, quando i nazionalisti guardano la situazione economica dell'Europa in questo momento, così come appare, που μέσα σε αυτά εμπλέκεται και ο Σόρος και η Αμερική και διάφοροι άλλοι παράγοντες. Con gli interessi diversificati di americani come Soros, di grandi multinazionali. Θέλω να κάνω μία παρένθεση και να με συγχωρέσει. Εμείς λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Λέω ονόματα. Δεν ξέρω αν έχει συνηθίσει η πολιτική ζωή της Ιταλίας ή... Lui diciamo fa una parentesi e chiede scusa, ma lui diciamo dice di voler raccontare le cose così come le vede e chiama le cose con questi nomi. Non sa se risulta politicamente corretto in questo momento nei confronti dei media italiani. Non ci sono problemi. Noi... Che parchi problema o diftitis? Λοιπόν, όταν αυτοί οι παράγοντες, Σόρος, κυβέρνηση, οικονομία, τρώνε, συνεδριάζουν και υπάρχουν αντιπαλευόμενα συμφέροντα. Quando insieme queste componenti, come le multinazionali, come gli interessi degli speculatori, vanno insieme e cercano di prendere quello che hanno gli stati, in questo caso la Grecia o l'Europa, είναι δεδομένο ότι
αυτή η διαπραγμάτευση δεν θα πήγαινε πολύ μακριά και δεν θα έφερνε τα αποτελέσματα που ήθελε ο ελληνικός λαός. Significa che questo programma che ci hanno sottoposto non ci porterà risultati né al popolo greco né al popolo europeo. Έτσι και ο Βαρουφάκης, όπως και ο επόμενος υπουργός, ο Τσακαλώτος. Ο Βαρουφάκης, diciamo sulle stesse orme è stato l'attuale ministro delle finanze Euclide Tsakalotos. Ήτανε απλώς διεκπεραιωτές, ήταν απλοί υπάλληλοι συμφερόντων άλλων εκτός των ελληνικών. Sono stati dei semplici impiegati di altri interessi sovranazionali. Αυτός ήταν ο Βαρουφάκης, ένας κοσμοπολίτης. Questo è stato Varoufakis, un uomo cosmopolita. Με τα πουκάμισα έξω. Molto folkloristico, con le sue camicie colorate fuori dai pantaloni. Αλλά δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν δίνουν λύση στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ma purtroppo queste situazioni, questo stile, queste sue parole non portano poi dei risultati concreti. Όμως θα πω και κάτι προσωπικό. Vorrei dire qualcosa di molto significativo adesso. Anche sulla dracma e l'euro. Che metti in dracmi, proprio. Ναι. Να πω ότι μου άρεσε όμως ο Βαρουφάκης μέσα εκεί πέρα στην σοβαροφάνεια της Ευρώπης που πήγαινε ένας. Gli è piaciuto molto l'atteggiamento che Varoufakis ha avuto nella tana del lupo dell'Europa nei primi mesi di contrattazioni con i creditori internazionali. Λοιπόν, όσον αφορά ευρώ και δραχμή, εμείς θέλουμε ένα ισχυρό εθνικό νόμισμα. Alba Dorata è sulle posizioni di una moneta forte nazionale greca. Όμως, ένα ισχυρό εθνικό νόμισμα θα έρθει μόνο όταν υπάρχει γερή οικονομική παραγωγή. Ma ciò potrà accadere soltanto quando ci sarà un'economia forte interna. In questo momento non c'è. Όταν υπάρχει αγροτική δομή, όταν υπάρχουν βιομηχανίες που μπορούν να το στηρίξουν. Quando ci saranno delle fabbriche, quando ci sarà una politica agricola forte che potrà sostenere questo tipo di moneta interna. Προσέξτε κάτι. State attenti a questo. Η Ευρώπη ζήτησε από την Ελλάδα. L'Europa vuole dalla Grecia. Πριν ένα χρόνο. Un anno fa. Όταν έγινε το θέμα με Ρωσία και Ουκρανία. Quando è scoppiato la questione Ucraina nei confronti della Russia. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Βενιζέλος. Il vicepresidente del governo greco, Evangelos Venizelos. Πήγε στην Ουκρανία και είπε ότι ο ελληνικός λαός, η Ευρώπη ολόκληρη, είναι μαζί με τον ουκρανικό λαό. Venizelos andò in Ucraina proprio nei giorni della crisi e disse apertamente che il popolo greco e quello europeo erano apertamente a favore dell'Ucraina. Πριν ακόμη όλοι οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί αρχηγοί, ευρωπαίοι αρχηγοί, να πούνε αυτό το πράγμα. Prima ancora che diciamo, i vertici della Commissione Europea esprimessero un parere nel merito. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Il risultato qual è stato? Το αποτέλεσμα ήταν ότι η Ρωσία ακύρωσε όλες τις αγορές που έκανε σε γεωργικά προϊόντα από την Ελλάδα. Il risultato è stato che Mosca ha chiuso a tutti i rifornimenti alimentari che aveva dalla Grecia. Ricordiamo che la Grecia ha una produzione di frutta, di agricoltura, soprattutto le pesche del nord della Grecia, dalla Macedonia, che non sono state più, diciamo, ordinate dai mercati russi con un danno significativo. Βλέπετε πως βέβαια η πολιτική είναι συνυφασμένη με την οικονομία, αλλά πρέπει να προσέχουμε και την εθνική μας οικονομία. Guardate come i politici dei nostri paesi, del nostro continente, non fanno gli interessi dei nostri paesi. Per questo lui sostiene che occorra una politica nazionale, etnica, diciamo etnikos, vuol dire nazionale in greco, che persegua gli interessi dei singoli stati. Γι' αυτό εμείς λέμε αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να φύγει από το ευρώ. Per questo loro sostengono che la Grecia in questo momento non può uscire dall'euro. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα άλλο νόμισμα. In questo momento non è sostenibile una dracma per la Grecia. Όμως υπάρχει επιτελείο οικονομολόγων στη Χρυσή Αυγή. Ma ci sono delle teorie economiche all'interno del partito Alba Dorata. Που δουλεύουν πάνω σε ένα τέτοιο πλάνο. Che stanno lavorando per creare una sorta di piano B. Για να μπορέσουμε να δούμε ως κόμμα πώς μπορούμε να φτιάξουμε και να στηρίξουμε ένα εθνικό νόμισμα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Per prepararsi all'eventualità di una moneta nazionale e quali sono le condizioni per portare in modo più rapido possibile a questo scenario.
Αυτό είναι περίπου το πλάνο αυτή τη στιγμή της Χρυσής Αυγής για τη δραχμή ή το ευρώ. Questo è in linea di massima la nostra posizione sull'euro e sulla dracma. Perfetto, Francesco, se vuoi magari in conclusione fare qualche domanda tu, oppure... Sì, legandoci anche alla cronaca di questi giorni, proprio poco fa ha giurato il primo ministro donna della storia democratica ellenica. La cronaca degli ultimi giorni ci racconta di alcuni scandali che forse avete letto sul Fatto Quotidiano e su qualche altro magazine che ne ha dato conto. L'impressione è che comunque il paese non volesse andare ad elezioni. Ecco, io sono in Grecia da una settimana e andando gironzolando un po' per i mercati rionali, tra le imprese che ancora resistono aperte, anche tra i commercianti, si percepisce un po' un distacco palese della cittadinanza nei confronti della politica. Ad oggi abbiamo soltanto due sondaggi relativi alle prossime elezioni. Il primo è stato diffuso dalla Bild 3 giorni fa e da Syriza, depurata dagli scissionisti di Lafasanis, che hanno creato un partito che si chiama Lekienotita, lo danno Tsipras al 28%. Ricordiamo che Tsipras 3 settimane fa era al 36%, quindi nettamente avrebbe già perso l'8%, che poi è diciamo la percentuale che è data dagli scissionisti di Lafasanis. Al secondo posto, a soli 3 punti percentuali di distacco, i conservatori di Nuova Democrazia al 25%, ma un sondaggio che è uscito oggi, pubblicato da Greek Reporter, gli dà addirittura come testa a testa. Questo che significa? Staccatissimi terzi, che sono i centristi del Potami al 10%. Significa che la gente si è stancata, perché i problemi in Grecia, come ha raccontato Clentos in questo momento, sono tantissimi, riguardano la sopravvivenza quotidiana. Io ho contezza di alcune imprese che non possono fallire, perché debbono pagare allo Stato un arretrato di 2 milioni di euro di tasse del passato, quindi l'impresa sceglie di non fallire per non pagare le tasse arretrate, ma di contro non può restare aperta perché il mercato si è fermato, quindi questa impresa viene lasciata morire, così come questa che ho visitato qualche giorno fa, ce ne sono tantissime altre. I negozi chiudono al ritmo di 5-6 al giorno nelle piccole città, e vi dico che le piccole città in Grecia, di 2-3 mila abitanti, I cinque negozi che chiudono ogni giorno hanno un peso specifico preciso, perché la Grecia non è tantissima, non sono tanti i greci, sono solo 10 milioni. E vorrei aggiungere il dramma dei migranti, perché al di là delle posizioni politiche, io negli ultimi giorni ho seguito attentamente diciamo, l'arrivo dei migranti nell'isola di Kos e di Lesbo, e vi posso assicurare che questi migranti in Grecia non vogliono restare, ma seguono la rotta balcanica, quindi si spostano a nord nel confine con la Fyrom, con Skopje, percorrono tutta la dorsale balsanica per arrivare nel centro Europa. Quindi questi migliaia di migranti che sono arrivati in Grecia, e noi quando l'abbiamo scritto nello scorso Natale, abbiamo scritto un pezzo sul Fatto Quotidiano in cui raccontavamo che erano 500.000 i migranti pronti a salpare dalle coste turche. Beh, in questo momento, se possiamo chiudere con una parola, io la parola che userei è default. Ma la Grecia non è fallita economicamente, la Grecia sta fallendo politicamente, l'Europa sta fallendo politicamente, perché 500.000 siriani in Grecia, come in Italia, forse non è un numero sostenibile. E aggiungo anche, per chiudere, non per essere pessimisti, ma l'elemento della sanità io penso che sia un qualcosa che vada affrontato a livello emergenziale, perché io ho visto con i miei occhi ospedali senza garze, e vi posso assicurare che la salute è forse l'elemento che più dovrebbe unificarci, perché se io domani dovessi avere un attacco di appendice, state pur certi che forse mi converrebbe riprendere il traghetto e tornare a casa piuttosto che farmi curare qui. Bene, a questo punto chiudiamo, ringraziamo Apostolis Glesos di Alba Dorata, consigliere regionale, e ovviamente se da questa piccola grande finestra che è Libri TV sosteniamo appunto e diciamo cerchiamo di gridare la necessità di un coinvolgimento e di una mobilitazione per quanto riguarda la garanzia dei diritti fondamentali, che sono i diritti alimentari, la salute, ovviamente, è un intervento che io penso che potrebbe anche essere a livello internazionale, sempre ovviamente il governo permettendo, greco, un intervento esterno, internazionale, di tipo appunto straordinario, perché se veramente la situazione è così grave, penso che non ci sia interesse di nessuno a farla aggravare ancora di più, se non erro. Dico bene? Io Gianni di scettico che canena sterina δυσκολεύει ακόμα η κατάσταση στην Ελλάδα, εσείς τι λες? Δυστυχώς ο χειμώνας αυτός, τουλάχιστον ο χειμώνας αυτός, θα είναι πάρα πολύ δύσκολος για την Ελλάδα. Purtroppo il prossimo inverno sarà molto difficile per noi. Όλοι
πιστεύουμε ότι θα είναι δύσκολος και ότι δυστυχώς οποιοσδήποτε κυβερνητικός σχηματισμός και να υπάρξει από τις εκλογές δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα σοβαρό για να κινηθεί ξανά η οικονομία. Ha ragione di ciò, sottolinea che nessun tipo di governo, né di larghe intese né monocolore, potrà dare risultati concreti nel breve giro. Quindi si preparano ad un inverno molto rigido, non solo da un punto di vista delle temperature. Αλλά ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή είναι ένα παιδί, είναι ένας μαθητής. Τώρα αρχίζει και μαθαίνει και πολιτική ιστορία, αλλά και το τι ψηφίζει. Il popolo greco dovete pensare che come uno studente alle prime armi, che adesso sta imparando a studiare, a capire la politica e cerca di imparare magari dal vicino, magari proprio dall'Italia. Γι' αυτό πρέπει, και αυτό λέμε πραγματικά στη Χρυσή Αυγή, πριν ψηφίσει ο ελληνικός λαός να δει όλα τα κόμματα, να δει το τι θέλουν αυτά τα κόμματα, αλλά όχι μόνο το τι θέλουν, αλλά και το τι θα κάνουν την επόμενη στιγμή από τις εκλογές. E si augura che le prossime elezioni i cittadini greci votino non guardando che partito vogliono, ma che cosa farà realmente quel partito e soprattutto che cosa ha fatto loro in passato. Αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Δεν πιστεύουμε ότι θα βγει κάτι σημαντικό από τις εκλογές αυτές. Ένα σημαντικό θα είναι η άνοδος της Χρυσής Αυγής, η σημαντική άνοδος της Χρυσής Αυγής. Non pensiamo che ci possa essere un risultato significativo dalle prossime elezioni. Για να κάνουμε και λίγο διαφήμιση του κόμματος. Αλλά η επόμενη τετραετία θα είναι μια σκληρή τετραετία για τον ελληνικό λαό που χρειάζεται μια δυνατή κυβέρνηση και μια δυνατή αντιπολίτευση. Mi auguro che i prossimi quattro mesi, che saranno molto molto difficili per la Grecia, vedano almeno protagonista un governo duro, serio, che mette in pratica realmente quello che serve per il popolo greco. Και οι εξελίξεις βέβαια και στην Ευρώπη θα είναι πολλές αυτή την τετραετία. E si augura che questa forza ci sia anche in Europa. Perfetto. Allora con queste parole di auspicio per la Grecia e per questa parte di Europa, diciamolo, ringraziamo Apostolis Gesos di essere stato qui su Liberi TV e ringraziamo ovviamente Francesco De Palo per aver fatto e aver intanto reso possibile questo collegamento, aver fatto ovviamente da interprete e diamo appuntamento a tutti quanti voi su Liberi TV per magari aiutarci a far circolare questo video e alle prossime finestre sul panorama transnazionale, internazionale e anche greco. Grazie ancora, grazie a tutti voi che ci seguirete. Tra qualche ora questo video sarà online. Grazie ancora. Un saluto dalle Termopili. Να είστε καλά. Grazie.